Stop ai lavori per il restauro della Certosa di San Lorenzo a Padula. Le opere che dovevano essere realizzate tramite un finanziamento con fondi PON Cultura e Sviluppo FSR 2014-2020, la cui gara è stata gestita e pubblicata da Invitalia, ferme al palo. I fondi, assegnati nel maggio dello scorso anno di 5,8 milioni di euro, sono destinati alla riqualificazione e messa in sicurezza di alcune delle aree di maggior pregio del settecentesco monumento certosino. Il Tar Salerno, lo scorso 28 febbraio si è pronunciato con sentenza sul ricorso presentato contro l'aggiudicazione dei lavori al raggruppamento temporaneo di impresa formato da Ada Restauri e ANC Costruzioni. Il ricorso presentato dalla ditta De Marco Srl contro la stessa stazione appaltante di Invitalia sollevava numerose gravanti relativamente alla documentazione presentata all'atto dell'apertura della procedura di gara, che a parere della società ricorrente era scaduta o comunque non idonea. Tra i motivi per i quali veniva richiesto l'annullamento dell'aggiudicazione dei lavori e di tutti gli atti conseguenziali, ad esempio, la presentazione dell'attestazione SOA di ANC Costruzioni scaduto ad agosto del 20 2019 non sostituito con atto valido, così come l'attestazione del sopralluogo effettuato da una sola ditta e non dai referenti di entrambe le ditte unite in RTI. Infine, per ANC Costruzione, l'attestazione ANAC non presentava la notazione relativa alla falsa attestazione di una gara a cui aveva precedentemente partecipato. In Vitalia le ditte interessate avevano presentato le documentazioni richieste spiegando anche in sede di giudizio che la SOA presentata da Ada Restauri. È era sottoposta a verifica nel giugno del 2019 e che la stessa, a quella data, recava la scadenza del 29 agosto del 2019, pertanto era del tutto valida. Così come i sopralluoghi potevano essere effettuati da uno dei soggetti competenti della RTI, inoltre, per ciò che riguarda la condotta omissiva delle dichiarazioni nella certificazione ANAC, secondo Invitalia non rientrava nel perimetro delle competenze in grado di rendere nulla la partecipazione. Solo elementi sanzionatori dell'ANAC potevano per l'esclusione dell'azienda. Posizioni che sono state sostenute anche dalle due aziende, ma che il TAR non ha reputato sufficienti, accogliendo quindi il ricorso della ditta De Marco. Una decisione che, ad un anno quasi dall'ottenimento dei fondi, vede ancora tutto fermo e con i lavori per il recupero della certosa di San Lorenzo bloccati: niente messa in sicurezza del cornicione del chiostro grande, niente realizzazione di lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, niente recupero del parco monumentale, niente restauro dello scalone monumentale, tutto fermo per la decisione del Tardi Salerno che ha annullato il provvedimento di aggiudicazione dei lavori, quindi tutto da rifare.